Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Non avete letto male, questo è un video ad alto contenuto glicemico e vi starete anche chiedendo se seguite il mio canale da un po', cioè lei che parla di profumi alla vaniglia? Lo faccio per un unico motivo, perché non ho mai parlato di profumi con la nota preponderante di vaniglia nel mio canale e quindi è una sorta di novità. Certo, prendete questo video molto con le pinze, nel senso che vi darò delle impressioni, cioè le impressioni che sentirete arrivano da una persona che, a cui non piace assolutamente indossare profumi gourmand. Li indossa una volta proprio ogni morte di papa, devo essere in quella giornata in cui ho voglia di cose dolci, ho bisogno di dolcezza, cioè, c'è questa esigenza precisa. Io sono in un periodo in cui i miei gusti, scusate, ma stavo andando in stand-by il PC. Si stanno delineando, ma non lo so se si stiano, scusate i capelli, oggi proprio, non so se si stiano delineando in modo permanente verso il floreale, legnoso, muschiato, pulito, aromatico, però sono quelli i miei profumi, ok? Quindi vi parlo, però nell'arco di questi anni io di profumi alla vaniglia ne ho provati, non ne ho mai parlato. Avviso il pubblico maschile che gentilmente mi ha segnalato se puoi parla anche di profumi unisex. Qui in questo video potrete trovare anche profumi adatti al vostro naso, al vostro gusto. Quindi parto. Allora, da cosa inizio? Ci sono un po' di campioncini, The Can, Full Size, un po' un casino. Tra l'altro mi sono fatta anche delle mouillette artigianali. Allora, parto dalle vaniglie agrumate, dalle vaniglie che hanno insomma questa connotazione anche fresca, quindi ci sono degli agrumi, del limone, del bergamotto, delle partenze fresche, ma per quanto fresca possa essere, una vaniglia risulta sempre essere una vaniglia, quindi una fragranza dolce. È inutile che ce la raccontiamo. Dove la vaniglia è preponderante, la fragranza, a meno che, tranne in un caso di cui vi parlerò, è fondamentalmente dolce, tant'è che questa fragranza di cui vi parlo dopo è una fragranza che io indosso comunque volentieri. Allora, però, io ce l'ho nella versione One Parfums, e si tratta della Sublime Vanille di Creed. Questo è il packaging. Io ho un packaging da 15 ml, ne abbiamo già parlato, vado veloce. Questa è una fragranza, a parer mio, decisamente unisex. Mi verrà veramente un picco glicemico a fine di questo video. Ed è una vaniglia dove si sente molto questa presenza di limone. Quindi molto agrumata, ricorda un po' una crema pasticcera fresca però al limone. Quindi la connotazione gourmand c'è, è decisa, c'è un bel fondo muschiato, quindi è una vaniglia muschiata, dolce, agrumata, che sì, ha questo aspetto rinfrescante, non è una vaniglia, anche se richiama una crema pasticcera al limone prettamente gourmand, perché comunque riesce a non essere troppo pesante grazie alla presenza del limone, quindi non è una crema di quelle insomma che ti impastano la bocca, che poi insomma non è un qualcosa di pesantone, è comunque ti devi alzare la mattina e aver voglia di dolcetto al limone, questo è. Quindi è una proposta gourmand, non troppo pesante, non troppo rotonda, non troppo pastosa, che ci può stare. Io non riesco a indossare questa fragranza da parecchi mesi, forse è un anno che io non riesco più a indossarla, perché, come vi dicevo, sto prendendo le distanze. Però voglio dire, il lavoro di One Parfum, cioè questa a me resta, io ho problemi con questa vaniglia perché mi resta attaccata tutto il giorno. Quindi se ho voglia di una fragranza gourmand dolce, nel mio caso specifico, che non sono un'appassionata di gourmand, dopo 4 ore che mi sento profumare di tortino al limone, non ne posso più e di conseguenza ho problemi perché questa fragranza è persistente. Poi un'altra fragranza che ho provato nel tempo è Vanille di Frank Beauclair. Che devo dire, le volte che l'ho indossata, io ce l'ho sotto forma di campioncino, devo dire che me la sono goduta alla grande le volte in cui avevo voglia di una fragranza dolce. Perché è una vaniglia che, pur essendo irrimediabilmente dolce, è inutile che ce lo raccontiamo, ha
anche una presenza piccantina, credo sia dovuta allo zenzero. Questa fragranza ha anche il caramello che si sente, è una sorta di vaniglia, caramello allo zenzero. Ha anche una parte speziatina, io adesso non mi ricordo, infatti vado a guardare. Allora, vaniglia di Frank o Frank Beauclair, infatti ha il cardamomo in apertura, quindi ha un inizio, insomma, speziato, speziato fresco, perché c'è anche la presenza del lime e del pompelmo. E poi appunto c'è lo zenzero, il caramello tra le note centrali, dei fiori e si chiude con vaniglia, chiaramente legno di cedro e muschio. È piacevole, è bella, è una vaniglia che pur rimanendo dolce, grazie a queste note, quindi te deve piacere la fragranza gourmand, grazie alla presenza di questo zenzero, questo cardamomo, risulta comunque essere piacevole, nel senso che forse è una delle pochissime vaniglie che io acquisterei. Non lo faccio perché cado veramente così raramente verso queste fragranze che non ha senso comprarsi un 50 o un 100 ml. Però devo dire che tra tutte le vaniglie dolci che ho provato, questa ha il suo perché, devo dire. Un'altra vaniglia che ha un perché, e che di cui però ho un campioncino da 2 o 3 anni, che si è conservato benissimo, che io indosso volentieri, guardate, guardate quanto è scuro, quanto è diventato ambrato, è il famosissimo Orchidée Vanille di Van Cleef & Arpels. Molto, allora, qua siamo in una vaniglia floreale, quindi qui c'è una connotazione floreale della vaniglia perché non è presente la nota di vaniglia, ma dell'orchidea vaniglia. C'è anche del muschio, quindi è floreale, è muschiata, è dolce, ma ci sono un sacco di altre note dentro. Ve la riassumo così: è come se voi coglieste un fiore, in questo caso molto probabilmente l'orchidea vaniglia, che profuma di vaniglia. Quindi immaginate di camminare in un campo, di sradicare un fiorellino, di annusarlo e di essere sorpresi dal fatto che questo fiore, che sa al profumo di fiore, quindi di pianta, un profumo naturale, ma che poi però esala anche note dolci, vanigliate, leggermente vanigliate. Quindi non è la vaniglia vera e propria, ma è un floreale vanigliato. Buono, dolce, ha anche delle note di cioccolato che io qua non sento. Quindi io ho sentito dei video in cui si dice è un floreale, è una vaniglia che può piacere anche a noi, a quelli che non sono amanti dei profumi gourmand. Insomma, è dolce, è un profumo dolce, quindi noi non stramanti dei profumi gourmand, di conseguenza io penso non siamo neanche stramanti dei profumi tanto dolci. È un floreale vanigliato, un floreale dolce, quindi devi aver voglia di indossarlo. Quindi non è quel profumo che, se non ami i profumi dolci, tu indossi facilmente tutti i giorni. Tant'è che voglio dire, un campioncino così me lo sto portando avanti da 2 o 3 anni, quindi vuol dire che tanto spesso la voglia di utilizzare un profumo dolce non ce l'ho. Quindi attenzione, però è veramente un capolavoro, è bellissimo, durata eccezionale, ha un prezzo anche decente. Comunque riesce a essere abbastanza elegantino. Secondo me, per il mio naso, il profumo dolce non è propriamente elegante, nel senso che un profumo dolce è difficile che per me sia elegante. Io ho un'altra concezione di eleganza. Magari per qualcuno il profumo dolce riesce comunque ad essere elegante. Il dolce è un profumo che, insomma, è abbastanza prorompente, imponente, sfacciato, si fa sentire. Deve andare a braccetto con un altro stile, secondo me, per riuscire a rientrare nell'eleganza. Però, voglio dire, questo non è sfacciato, ma comunque è dolce. Un altro profumo che esce un po' dai canoni, che però sulla mia pelle, boh, anche no, di cui ho un decant, ed è Absolute Aphrodisiac di Inizio. Allora, vaniglione, questo è sicuramente un vaniglione. Ha anche le note di castoreo, dovrebbe comunque essere una vaniglia aromatica. Al naso sì, la sento, quindi c'è, ho detto aromatica? No, volevo dire animalica. C'è questa nota,
Non è lo zibetto, lo zibetto da cui io rifuggo. Tutte le volte che vedo la nota di zibetto io tremo, perché lo zibetto alla Bianchi è qualcosa che mi fa rabbrividire. Al mio naso, sulla mia pelle, diventa qualcosa di importabile e improponibile. Il castoreo, diciamo, ha una nota, in questo caso io la sento animalica, ma più morbida, che si sposa molto meglio con la gentilezza della vaniglia. Questa vaniglia la sento spesso descrivere come la sensualona, dai, che mi va in stand-by, no, ok, la sensualona, l'animalica, la seduttiva, anche lì. Concezioni piuttosto personali. Per me la vaniglia non è per nulla seduttiva, non è per nulla sensuale, molto probabilmente ha un naso maschile, sì, per quello che riguarda me no, sulla pelle poi diventa, lo so che sto imprecando per molte persone, piuttosto pesantona, dolce, banalotta, non la sento granché particolare. Certo, se io voglio un vaniglione che mi duri sicuramente dalla mattina alla sera, è una scelta, però guardate quanto poco l'ho utilizzata. Ricordo, il parere mio è quello di una persona che non va matta, insomma, per i profumi gourmand. Altre due vaniglie che, insomma, sono secondo me banalotte, però una costa veramente poco e mi dà soddisfazione e quindi va bene così. Ed è la vanille di Solinoz. Qua, appunto, Solinoz è un brand francese, low cost. Mi dice che all'interno di questa fragranza c'è la vaniglia e poco altro. È una vaniglia che tu ti spruzzi quando hai voglia di qualcosa di dolce, di un qualcosa di una fragranza gourmand, dolce, che non poco impegnativa, perché vaniglia, insomma, impegnativa, voglio dire. Non è maxi strutturata, è una fragranza diretta che arriva al punto. Costa questo qui, lo trovate dai 6, 7, 8 euro. È un mini size, la full size la trovate bene o male giù di lì, 10, 14 euro. Quello è il prezzo. La sua durata, le sue 4-5 ore sulla mia pelle se le fa. Sarà che io, come quando la lingua batte dove il dente duole, quando indosso qualcosa di dolce, io poi me lo sento per tutto il giorno. Magari poi le fragranze che piacciono a me le vorrei sentire tutto il giorno e le sento per 2 ore, perché va così. È un po' come quando nasci ricci e hai i capelli lisci e viceversa, no? La storia è quella lì. Però voglio dire, ci sta. Una fragranza che a parer mio, cioè, poi sulla mia pelle è facilmente confondibile, ma che costa molto di più, è l'altra famosissima Vanille 28 di Caiali. Anche qua sento dire le cose celestiali su questa vaniglia. Per me è una vaniglia abbastanza banalotta. Qua avevo spruzzato lei. Qua spruzzo Vanille 28. Vedete, anche questa nel tempo è diventata bella scura. Voglio dire, mentre questa arriva subito al punto ed è sincera dall'inizio, ti faccio profumare di biscottino, quindi non ti prometto nient'altro. Questa nella sua piramide ha 1000 giri di parole e ve li leggo. Allora, dice che ha orchidea, vaniglia e gelsomino tra le note iniziali, zucchero di canna, fava tonka tra le note centrali, ambra, amberwood, musco e patchouli. Fa tutto questo giro, sì, è decisamente all'inizio una vaniglia più ariosa, senti anche delle note floreali, però alla fine si chiude, il discorso si chiude molto presto su pelle con un risultato molto simile sulla mia pelle a Vanille di Solinoz. Quindi è comunque una fragranza dolce. Punto, non sento altre evoluzioni. Sì, avrà l'ambra, ha comunque la base ambrata, ha una fava tonka che è talmente addolcita che al mio naso non la percepisco neanche. Ha anche qualcosa, non so, qua nelle note non è scritto, non c'è scritto, io percepisco anche un qualcosa di vagamente alcolico, un mix un po' confuso che alla fine si chiude semplicemente in una vaniglia gourmand. Che sa, che mi ricorda qualcosa che ho voglia di mangiare, che però sentendo tutto il giorno questo profumo mi passa la voglia di mangiare, perché a me, insomma, questi profumi fanno l'effetto opposto. Dato che non sono un amante dei profumi stradolci, dopo un po' che li indosso
Non mi viene voglia di andare a aprire la dispensa e di sfondarmi di Nutella, anzi, non ne posso più e magari mi viene voglia di mangiarmi una mela, qualcosa di fresco, una fetta d'angurio se siamo in estate, avete capito? Cioè, mi fanno l'effetto opposto. Una vaniglia, sempre dolce, che ha cambiato la sua persistenza, io ce l'ho da 2 o 3 mesi. Che all'inizio l'avevo scelta, l'avevo apprezzata nel mio periodo fame in cui dovevo seguire una dieta particolare, non potevo vedere i dolci neanche da lontano ed è stato in quel periodo lì che io ho fatto uso di queste vaniglie. E quindi l'avevo acquistata perché appunto Comptoir sul Pacifique si chiama Vanille Extreme. Ed è appunto brand francesi in genere, non spingono, non riescono comunque a creare a fare delle creazioni, a proporre delle creazioni piuttosto bilanciate, non urlate, ho detto provo. Allora all'inizio sì, era una vaniglia per me molto sostenibile, non soffocante, non troppo dolce, pur ricordando assolutamente un budino alla vaniglia. Questa non la spruzzo perché la conosco molto bene. Ecco, qua iniziamo a entrare nelle vaniglie, che io porterei. Infatti, di questa sono contenta di aver acquistato un 30 ml perché questa ogni tanto ho voglia di indossarla. Il cambiamento di, quindi, budino alla vaniglia. Il budino Hela, quello che vi facevano da bambino, che vi fate pure adesso quando avete voglia di qualcosa di dolce. Quindi, questa vaniglia lattea, sa proprio di questo. Quindi, quel profumo. Quando si scalda questo budino, che appunto mescolate nella padella, che viene su questo profumo di crema vanigliosa lattea bianca, ecco, questo è il Vanille Extreme. Stavo dicendo, all'inizio andavamo molto d'accordo perché le sue 3-4 ore poi mi lasciava in pace, piano piano se ne andava, e poi se avevo voglia la riapplicavo, se non avevo voglia, tutti contenti. Nell'arco dei 2 mesi, questa vaniglia. Non so se sia vera questa cosa che i profumi macerano, ma c'è qualcuno che dice che è vero, che qualcuno che non dice non è vero, io non sono un'esperta, ma oggettivamente la sua persistenza si è raddoppiata. Questa vaniglia sulla mia pelle, sui vestiti soprattutto, le sue 6-7 ore se le fa. E sono rimasta, sì, piacevolmente colpita da un lato, un po' dubbiosa dall'altro, perché io devo capire se riesco a reggere una fragranza così dolce per così tante ore. Però, insomma, questa è la mia pelle e questa è la persistenza che noto io. Però voglio dire, un bel lavoro, bella, nonostante ricordi chiaramente un qualcosa di edibile, di commestibile, di dolce. Riesce comunque ad incontrare i miei gusti, quindi non ha nulla di fresco, quindi se amate i profumi freschi e mi sentite dire così, non andate ad acquistare al buio, non è fresca, vi ho detto precisamente che cosa sente il mio naso, però è fatta bene, non è troppo soffocante, non è troppo dolce, cioè è dolce, ma è un dolce, non so, sarà che per me quel dolce là, il budino alla vaniglia, era un comfort food quando ero piccola, quindi probabilmente il mio giudizio è anche molto influenzato dalle mie memorie olfattive. Poi un'altra, io ho finito le cartine, no, un'altra vaniglia che mi sono trattenuta dall'acquistare e l'ho conosciuta tramite, no, veramente l'avevo conosciuta in profumeria. Poi ho preso un campioncino da One Parfum. Stiamo parlando di Vetiver e Golden Vanilla di Jo Malone, brand che a me piace assai, che sulla mia pelle rende bene, sotto qualsiasi forma, originale, Divine, di cui ho l'Orange Blossom, quindi ho la sua versione Orange Blossom che sulla mia pelle va avanti per ore. Ho anche un originale Jo Malone e questo appunto l'avevo provato sia l'originale che questo qui. Persistenza buona sia dell'originale che di questo medesimo. Stiamo parlando, ve l'ho detto, di Golden Vanilla, di Vetiver e Golden Vanilla. Allora qua c'è vaniglia, vetiver, cardamomo, tè e pompelmo. Io sento parlare pochissimo di questo profumo è eccezionale, è una bomba. Botta. Questo parte così, parte proprio così. Vaniglia, note fresche di tè, note speziate di cardamomo, vetiver, quindi è una vaniglia altisonante, ma altisonante nel senso alta, speziata, fresca e tanta vaniglia, cioè è sempre alta, non c'è un'evoluzione. Piano piano poi sulla pelle riscalda, ma è veramente una vaniglia particolarissima.
Quindi se siete amanti, perché qua siamo nell'ambito aromatico, ecco perché mi scaldo parlando di questo profumo, io adoro gli aromatici, ed è una vaniglia che io potrei indossare più di 2 volte l'anno proprio per questo aspetto aromatico. L'ho conosciuta in piena estate, durante l'inverno no, purtroppo non l'ho mai indossata perché per me è stato un inverno caratterizzato dalle fragranze fresche e aromatiche. Io tutti i miei profumi dolci non li ho visti, cioè io potrei farvi un video su tutti i profumi che io non ho neanche toccato che ho nel mio armadio e sono tutti profumi dolci, vabbè. Profumi dolci, ambrati pesanti, speziatoni, sono tutti là. Cioè, assolutamente io ho preso le distanze, il mio naso non ne ha voluto sapere. Questa è una vaniglia molto particolare, molto aromatica, è sempre dolce, quindi non sto dicendo che è un qualcosa di fresco, anche qui la presenza della vaniglia c'è, della dolcezza c'è, però c'è quell'aspetto aromatico e speziato del tè, del cardamomo e del vetiver che la caratterizza, che la rende veramente qualcosa di diverso che non ho mai sentito, quindi molto 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 interessante. Arriviamo in ultimo alla vaniglia che io ho utilizzato con più piacere ultimamente, proprio perché sono lontana appunto da questa dolcezza. E anche qua ho una versione One Parfums, sembra un video sponsorizzato, ma in realtà non lo è. One Parfums non sa nemmeno che sto facendo questa cosa, però io vi parlo effettivamente delle fragranze che ho sotto varie forme, ed è Vanilla Diorama di appunto nella versione One Parfums. Ecco qua è una vaniglia che per raccontarvela mi prendo una velina, è una vaniglia che io sto utilizzando e che posso utilizzare ad occhi chiusi anche in questo mio periodo. È una vaniglia più secca, qua usciamo da tutta la dolcezza di cui vi ho raccontato fino adesso, più secca, speziata, ambrata, leggermente talcata, ma non pesantona. Andiamo a vedere che cos'ha. Buona. Arancia, peperosi, limone tra le note di testa. Posso dire, per me, nella versione One Parfum va subito alle note centrali. Le note iniziali io qui non le sento e vado nel rum, nel cacao e al cardamomo. Allora, io non sono un amante delle vacanze, sì, sono un amante delle vacanze. Non sono un amante delle fragranze busy con una nota alcolica. Qui il rum partecipa come quando fate una torta e mettete l'aroma del rum dentro, no? In realtà non lo sentite, ma è quell'ingrediente in più che la caratterizza. Esatto, qua è la stessa cosa. Quindi non è una fragranza alcolica, ma all'interno c'è questa nota che gli dà quella sorta di calore. Quindi sento la speziatura, la polverosità, quindi la speziatura del cardamomo, che è comunque una spezia non troppo calda, molto particolare, che è anche un po' rinfrescante, e la polverosità del cacao. E si chiude con la vaniglia, bourbon, il sandalo e il patchouli. Se non siete amanti del patchouli, io non mi preoccuperei perché questo non è un patchouli. No, vi ho già raccontato, non è un patchouli che chiude, terroso, umido, cupo. È molto bella, molto elegante, molto portabile. Ecco, questa è la vaniglia. Tra tutte quelle di cui vi ho parlato, è la vaniglia che un amante delle fragranze non gourmand, non troppo dolci, potrebbe, secondo me, indossare ed apprezzare per avere qualcosa di diverso. Quindi la sua prestazione nella versione One Parfum è abbastanza delicata, nel senso, cioè, allora, è una fragranza che si sente, ma è sottile, non è urlata, non è pesante, non lascia scione, perlomeno su di me. Sciona nel senso di grande scia. Ha una durata sulla mia pelle e sui vestiti, questa fino ad oggi, di 4 ore, ok? Quindi non è quella fragranza che io spruzzo e voglio sentirmi tutto il giorno, dalla mattina alla sera, ma per me, ripeto, non è un problema, anzi mi consente poi di cambiare registro o la riapplico, dato che ho un 100 ml più che volentieri. Quindi questo è. Bene, allora ho fatto praticamente una litania, quasi 25 minuti, però ne avevo tante. E ho detto, se non ne parlo adesso, anche perché qua con queste temperature molto probabilmente la primavera la possiamo già considerare alle porte, se non ne parlo adesso mai più. Fatto
Fatemi sapere se secondo voi ho detto una marea di beep, però è il mio naso, non ho parlato in modo entusiasmante di tante fragranze, ma perché non rientrano nella mia cup of tea, non sono la mia cup of tea e non sono nella mia comfort zone, però ci tenevo a dire la mia anche su queste. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!